Il prezzo del pane lievita. L'alimento base di ogni pasto può arrivare a costare al chilo quanto un dessert al ristorante. È bastato setacciare 138 punti vendita, scelti tra panetterie e supermercati in 10 grandi città, per rendersi conto che il pane costa da un minimo di 2,70 euro al chilo, con punte superiori ai 6 euro in città come Bologna. Se nella grande distribuzione i prezzi sono più abbordabili, nei panifici il pane costa in media il 50% in più. Ma le differenze maggiori emergono da città a città. Milano è in assoluto il luogo dove la pagnotta costa di più, come minimo 3,94 centesimi al chilo, mentre Napoli è la più economica, con un prezzo di 1,70 euro al chilogrammo. In pratica ciò significa che per mangiare pane spendiamo fino a 270 l'euro anno a testa. Ma è sempre all'altezza del suo costo? Abbiamo chiesto a Iginio Massari, rinomato chef e presidente di una nota scuola di cucina, come riconoscere un pane di qualità. Un bravo panificatore deve saper panificare con falline non eccessivamente ricche di glutine, ma deve fare delle elaborazioni che sono costosissime a livello di tempo, ma il pane che esce non è buono, è straordinario. Questo colore ovviamente dà il gusto dell'amaro, perché il bruciato produce il carbonio che si brucia, gli amidi che si trasformano in zucchero diventano poi del carbone e dà un gusto aromatico, un sapore amaro, non un gusto amaro. Mentre questo qua ha un gusto di zucchero caramellato che è piacevolissimo. La crosta è veramente sottile, è meno di un millimetro. E poi se noi andiamo sulla mollica, sentite il crocchiare, guardate. Sentite il croccante di questo pane. La lama poi nella mollica affonda senza fare resistenza e questa mollica è molto più umida. Non è certo questo pane. Questo pane è duro, farà resistenza alla masticazione, è eccessivamente compatta la mollica. Ecco, questo pane lo possono fare gli apprendisti.